Ecco, cosa è successo? Lei è venuta a casa di ginnastica, è andata lì in taverna, ha chiuso, poi è andato su a, come si dice, a riparare la sacca lì che dietro si sono appressi da ginnastica, no? Di sopra lì al primo piano. Poi quando ha finito è venuta giù e si è trovato lì con la gentaglia lì, col cacciavite, col foulard sulla schiena, sulla faccia. Hanno fatto spegnere le luci e loro c'avevano una pila, quella lì, cos'è, che era forte, sull'azzurro, la battia in faccia. Di lì l'hanno fatto andare su sul secondo piano con cacciavite, sempre rispettata. Poi da quelli lì hanno cominciato, uno è rimasto in taverna e altri due di sopra hanno cominciato a tirare fuori tutti i cassetti lì, mi faccio il casino che ci vorrà 2 o 3 giorni a sistemare tutto. E lei lì, lì a vedere cosa faceva. Poi hanno trovato un po' di oro, soldi ai suoi, questi chiavi, i suoi fucili che aveva, ci aveva detto 70 euro, tutto lì. Finita là, sono venuti giù, quello che c'era in taverna ha aperto tutti i sportelli degli armadi, tirato fuori tutto anche lì, tutto il gabellotto. Hanno trovato un po' di oro. Poi, la signora di qua è scesa giù lì, come si chiama in taverna anche lei, ha acceso la luce, si capisce che hanno visto che, come si dice, che ha visto la luce, hanno detto andiamo, 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 sono andati. Lei aveva visto una Mercedes qua ferma, qua quando è entrata. Lo sai, qua c'è sempre macchine. Ecco, lei è il marito, giusto? Io Lei. sono arrivato a casa verso le 8 io. Quindi immagino grande paura per sua moglie. È arrivato lì, sono stati quei ladri. Se io avessi la oggi trovare le capre, no, con le caprette piccole, stavo partorendo una capra, avere i capretti, se non c'avevo quella lì arrivavo qua, io non so cosa succedeva, guarda, succedeva un patatrac, perché io non scherzo mica. E gente, come si dice, gente giovane, e loro cercavano soldi e basta. Parlavano italiano o Sì, straniero? italiano. Italiano. Bene l'italiano. Ma è il primo episodio di questo tipo che vi capita? Com'è? È la prima situazione di questo tipo che vi capita? È la seconda volta questa. Ancora un'altra volta, 3 o 4 anni fa. Quindi vivete un po' col timore adesso di E eventuali. lei è stata forte, è stata calma, soprattutto lì devi stare calma per forza. Non l'hanno trattata male, purtroppo sono cose, non so se capita così, che succede dappertutto, insomma. Adesso ha già pensato qualcosa da fare per cercare di prevenire, insomma, di. Poi dopo i carabinieri è là per fare il verbale. Cosa devi fare? Adesso il mitra, la legge italiana, perché quando prende quella gente lì, metterli al muro come fanno in Cina. Per distruggere ci vuole così e basta, non c'è niente da fare, gli avvocati, gli giudici, i carabinieri rischiano la vita per prenderli, poi li mettono in galera, stanno dentro 3 giorni, poi lasci andare. Non si può vivere così. Quindi lei, se fosse arrivato, era disposto anche a sparare. Ah, io sì, non lo so cosa andava a finire. È in possesso di un'arma lei? Si può o no? Capito? Perché io sono sempre in giro tutto il giorno.